Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare i ricevitori FR Sky al Flight Controller KISS V2. In questo video userò una RXSR, ma il procedimento è uguale per tutti i ricevitori FR Sky che supportano il protocollo SBUS. Per quanto riguarda la XSR, il cavo bianco è per l'SBUS e il cavo giallo è per la Smart Port. Nella RXSR il cavo verde è per l'SBUS e il cavo giallo è per la Smart Port. Mentre nell'XM Plus abbiamo solo la terra, il positivo e il cavo SBUS. I pad della ricevente sono questi tre al centro. Colleghiamo il cavo SBUS nel pad UART, il positivo nel pad 5V e la terra nel pad GND. Se la ricevente ha la telemetria, colleghiamo il cavo Smart Port nel pad RX-TLM. Dopo aver prestagnato i cavi e il flight controller, siamo pronti per saldare. Ora che abbiamo collegato la ricevente, possiamo avviare la KISS GUI. Clicchiamo su Connetti. Andiamo su Receiver e scegliamo FR Sky SBUS. Impostiamo anche il failsafe a un secondo, per fare in modo che appena il collegamento radio-ricevitore venga a mancare, dopo un secondo il quad cada giù. In termini di sicurezza, questa è l'opzione migliore. Salviamo. Ora andiamo in Data Output e verifichiamo che il radiocomando risponde in maniera corretta. Muoviamo il throttle, il roll, il pitch e lo yaw. Se abbiamo creato delle switch, possiamo testarle. Perfetto, è tutto ok. Se a questo punto notate che i vostri stick non coincidono con quelli del configurator, vi ricordo che per le radio mode 2, stick e canali devono essere associati in questo modo. Il throttle col canale 1, il roll col canale 2, il pitch col canale 3 e lo yaw col canale 4. Potete impostarli in questo modo quando create un nuovo modello sulla Taranis o in un secondo momento nella pagina Mixer. Per concludere non ci rimane altro che impostare la telemetria sulla Taranis. Clicchiamo il tasto menu e andiamo a pagina 11. Scendiamo verso il basso fino a trovare Discover New Sensor e premiamo Enter. Dopo qualche secondo premiamo Stop Discovery. Adesso ha trovato tutta una serie di sensori. Quello che interessa a noi è il VFAS, che indica la tensione della batteria. Quindi non ci rimane altro che impostare un allarme di batteria scarica. Se non sapete come fare, potete seguire la mia guida cliccando la scheda in alto a destra. Questo era il mio tutorial su come collegare i ricevitori SBUS al Flight Controller KISS V2. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete, potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.